Adas te fides. Tornano a Chieti i presepi artistici del maestro Di Iorio, dal presepe della Palestina all'anfiteatro, da Greccio al nostro Abruzzo, i presepi artistici del maestro Giuseppe Di Iorio in canna vegetale sono esposti nell'atrio del convitto Giambattista Vico a Chieti fino al 6 gennaio 2024 tutti i giorni. La mostra di presepi è giunta alla sua 34esima edizione ed è promossa dall'associazione Arabona. Di Iorio negli anni si è specializzato nell'utilizzo della canna vegetale, un materiale umile dalle espressioni artistiche impensabili e che grazie all'abilità di Di Iorio lo ha portato a esporre in tutta Italia e all'estero. Un allestimento è anche a manopello all'interno del Volto Santo, ma il suo sogno è quello di poter avere un luogo nel capoluogo teatino per far diventare la sua mostra di presepi permanente. Sì, questa è la 34esima edizione della mostra di presepi artistici che va avanti dal 1986 ininterrottamente. E praticamente questo evento si trova nel programma natalizio delle festività del Comune di Chieti. Il presepe, che è bellissimo, un presepe in movimento, illuminato, con cosa è stato realizzato? Ma io sono bravo e creativo con tutti i materiali, però il materiale che più mi affascina è la canna vegetale. Questo materiale io lo lavoro sin dalla prima età, intorno ai 10 anni, quindi con questo materiale realizzo delle vere opere d'arte. Ma il desiderio del maestro Di Iorio è questo. Vorrei lanciare un appello alle autorità cittadine, in particolare all'assessore alla cultura, affinché queste opere possano trovare un collocamento museale. E mi fa amarezza quando vado fuori a fare esposizione e trovare mostre permanenti di presepi che in verità non sono di grande tonalità artistica.